Secondo me c'è tanta gente che non ha visto mai Colazione da Tiffany, come c'è tanta gente che non ha visto mai film di Fellini. Capita. Personalmente ritengo che sia follia, ma comunque capita. Colazione da Tiffany è stupendo. È stupendo. E è importante che venga visto perché nell'immaginario della gente uno se lo aspetta come un film molto più romantico di quello che è. In realtà è abbastanza scarno da romanticismo, da quel tipo di romanticismo. È abbastanza pratico, reale, essenziale in alcuni punti, per quello mi piace molto. È bellissimo vedere come Holly va pian piano a morire per diventare poi sempre più Lula. È bellissimo vedere come comincia con il trionfo di New York del croissant mangiato davanti alla vetrina di Tiffany. E poi vedere come questo trionfo non di New York, ma della New Yorker che Holly rappresenta, va pian piano a morire per diventare Lula e quindi per finire in questo bacio spettacolare scambiato, che Udria Purna scambia con George Pepper, bellissimo all'epoca. Tra questi cartoni di questo retroscala alla ricerca del gatto. È stupendo vedere come parte con questo trionfo, con questo apparente trionfo di New York, per andarsi poi a spegnere pian piano. Ma in realtà più la Holly, più il personaggio di Holly tende a morire, pian piano che il film va avanti, quello di lui a venire fuori, più c'è questa dipartita della newyorkese, più in realtà la vera New York viene fuori, più in realtà la New York è la New York del trionfo, del bacio, non della vetrina di Tiffany. La New York è la catarsi che si crea dopo il momento in cui lei libera il gatto, in realtà è una finta libertà, così lo costringe alla morte. Penso che in quel momento tutti quanti, chiunque abbia visto quel film, è morto un po'. Quando questo gatto non vuole scendere dal taxi. Tutti dovrebbero vedere Colazione da Tiffany. Truman Capote con Colazione da Tiffany ha scritto un capolavoro, sicuramente. Probabilmente per i grandi numeri anche non capito, per i grandi numeri gioca la sua carta, la bellezza di Audrey Hepburn, che è assolutamente fenomenale. Chiunque si è innamorato di lei guardando quel film. E guardando quel film nessuno l'ha mai abbinata alla sua immagine poi in realtà anziana. Quando ho visto Colazione da Tiffany, Audrey Hepburn era una mia coetanea. Era una donna bellissima. Ma era nella sua attualità, non qualche cosa che era già stato così. È inquietante pensare come poi la società non si è cambiata. Le feste, quel voler essere così anche narcisisticamente controtendenza, poi in realtà non c'era nulla di più ovvio, non c'era nulla di più scontato.
si può nascondersi dietro le sigarette o dietro il fumare in una qualsiasi situazione di imbarazzo o di costume. Alla fine la nostra vita si è semplicemente arricchita di artifici tecnologici, ma in realtà poi guardando quel film potrebbe sembrare che non siamo stati in grado di produrre nient'altro. Ciò che abbiamo apportato rispetto ai panorami di colazione di Tiffany, rispetto a quella Brooklyn, rispetto a quella alla fisicità di quegli scenari è soltanto il degrado. È pur vero però che all'interno di quegli occhi di quel gatto, che poi alla fine diventa un figlio, diventa un bambino, diventa un padre o una madre, c'è l'unica possibilità di rivalsa. Quel ritorno alle radici da cui partire per una nuova prospettiva, verso una nuova ottica. In realtà rimane sempre più vero il concetto per cui se non ricordi chi sei, non potrai andare da nessuna parte. Ed è così che, come quella New York diventa bellissima nel momento in cui Holly torna ad essere Lula, questo forse è il messaggio che dobbiamo cogliere. Per cui nessuna sovrastruttura, nemmeno New York stessa, quando tenta di esserlo, merita la sovrastruttura di noi.